Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su This Grand Life 2, il secondo capitolo, uscito il 20 di giugno di quest'anno, ed è un simulatore basato sull'economia, sui soldi, dove creeremo personaggi con le loro dipendenze, con le loro preferenze, e amministreremo la loro vita soprattutto finanziaria, le loro carriere, e potremo iniziare anche un piccolo business, investire in case o merci o azioni, fare gioco di ruolo. Insomma, è un single player molto particolare che non padroneggio granché, quindi ve lo faccio vedere così a grandi linee. Il gioco purtroppo non è in italiano, costa 15-16 euro e ve lo faccio vedere perché sto seguendo il tutorial, quindi l'ho già iniziato da un po', da qualche minuto credo di averlo giocato, almeno una mezz'oretta. Praticamente questo è la fine di gennaio. Praticamente noi abbiamo finito gennaio, gennaio viene calcolato in base alle ore, inizia febbraio, e abbiamo il nostro personaggio. Il nostro personaggio ha dei parametri che adesso andremo a vedere. Adesso siamo in pausa, credo sì, perché posso dargli play. Noi abbiamo il nostro personaggio che vive in casa, quindi noi abbiamo questo pannello che è diviso tra queste che sono le nostre relazioni con la casa e con amici che potremmo poi sviluppare. Qua abbiamo il charter sheet, che praticamente abbiamo James Williams, che siamo noi, 19 anni e 6 mesi. Cosa non ci piace? Non ci piace lavorare, ci piace mangiare, non ci piace troppo pensare o fare cose logiche, cose varie, non ci piace l'attività fisica, non ci piace i lavori, insomma, contratti, cose scartoffie, ci piace dormire, ci piace il comfort, ci piace interagire con macchine complesse, non ci piace il sociale, sono io praticamente. Non ci piace l'autorità, ci piace l'aria aperta, le attività fuori. Non ci piace l'igiene, no, questo magari mi dissocio. Non ci piace il desiderio di cose di classe, di prestigio. Ci piace guidare, ci piace lo shopping, non ci piace il caffè, no, non sono decisamente io. Non ci piace l'alcol, non ci piace la spiritualità. E queste sono grandi linee. Poi il tutorial vi spiega bene tutto. A un certo punto il tutorial vi molla e vi dice: quando arrivi a sto punto andiamo avanti. Quindi ci fa finire il primo mese. Qua abbiamo anche il nostro riassunto di quello che dobbiamo fare. Cioè praticamente noi dobbiamo fare, lavoriamo, abbiamo accettato un lavoro come cassieri e quindi dovremo fare 80 ore di quel lavoro lì. Mentre qui le esperienze guadagnate, perché noi facciamo quello. Qua abbiamo il Transit Pass, possiamo viaggiare, possiamo andare a scegliere qui le auto azioni, cioè praticamente noi possiamo dare la priorità delle azioni. Io posso dirgli priorità 2 o priorità 3 ai games, perché in casa io ho acquistato il PC. Se io mettessi priorità 2 e 3 a lavoro, è possibile che il mio personaggio scelga di starsene a casa a giocare ai videogiochi. Quindi lui ordina pizza, riposa sul pavimento, l'ho tolto perché gli ho comprato un letto, se no potevo mettere riposa sul pavimento. È possibile anche scegliere altre attività, adesso poi vi faccio vedere un po' tutto. Abbiamo i punti della salute e qua abbiamo i punti della felicità, la fame, l'energia e il divertimento. Qua sotto abbiamo due cose, furniture store o l'appartamento. Cliccando nell'appartamento abbiamo tutte le azioni che noi possiamo interagire, con cui possiamo interagire all'interno della casa. E possiamo decidere di dirgli di mangiare del pane, cucinare, io gli metto 4, appoggiarsi al muro, guardare film, gli metto 4, cucinare food, sì, gli metto anche questo, così lo fa, bere birra, no. E ce ne sono tante altre, fare una doccia e così via. Io direi che gliela potremmo anche dare. Perché praticamente
ce ne sono alcune che non possiamo fare perché ci richiedono, ad esempio, io adesso gli ho messo cook food, ma non, tecnicamente non la posso fare, la tolgo, perché vedete che mi serve una home cooked food, mi serve, credo, vabbè, qua un limite di età, 8 anni almeno, e mi richiede degli item per cucinare. In questo caso lo posso fare perché ho preso il PC. E questo non lo posso fare, anche qui limite di età, di 18 anni per bere. E qua abbiamo la possibilità di vedere le proprietà che sono queste, la Cronway Drive, che è la casa che abbiamo qui. Abbiamo, click to view, vedete che abbiamo l'asset di casa che ha un letto che ho comprato, una sedia e un office desk. Perché praticamente mi va anche a consumare della corrente, infatti ho le spese anche della bolletta. Poi, qua abbiamo le case. E si può andare anche a firmare un prestito. Perché non ho capito, allora vi dico la verità, il gioco è intrigantissimo, ma va capito. Quindi questo è un video non per insegnarvi a giocare, certo, ma per darvi un input e dirvi esiste anche questo, se vi va, perché se io vedessi una cosa del genere andrei subito a vederlo e magari acquistarlo. Abbiamo vari negozi all'interno della città. Qua abbiamo il furniture store, dove io comunque lavoro. Vedete che ho priorità 2, posso anche andarmene. Al tempo stesso però posso anche acquistare e vedete che posso prendere i mobili per la casa. Posso anche mettere dei tag specifici per capire, perché alcune azioni, come ad esempio giocare al PC, ti chiede una sitting surface e quindi tu clicchi sui sitting e ti fa vedere tutte le cose su cui puoi sederti, con cui poi andando a interagire tutte insieme ti permettono di sbloccare quell'azione. Ma ci sono anche altri posti, come ad esempio questo, che è lo shopping mall. Io posso andare e andare a ordinare un burger meal, delle paste, del caffè. Non lo farà mai, glielo faccio fare contro voglia perché non ama il caffè il mio personaggio. O acquistare una TV a LED. Vedete che la TV a LED ci costa un tot. Internet connection, like shopping, quindi mi darebbe 80 punti di divertimento andare a comprare la TV. Comprando invece un forno elettrico mi costa una fucilata e non ho soldi abbastanza, però mi consentirebbe anche di cucinare. E di tutto questo mi divertirebbe solo lo shopping. E basta, nient'altro. Food storage. Un frigorifero, ma dovrei già averlo. Insomma, poi ci sono tanti altri edifici, tra cui anche una City Hall. Nella City Hall è possibile andare a... Vabbè, il transit pass no. Praticamente perché vedete qua, adesso io attivo, lui inizierà e andrà a lavoro. Io adesso al momento sto lavorando, sto facendo il cassiere qui al negozio di mobili, torna a casa e ci mette tot ore a tornare a casa, dorme tot ore, vedete che le ore del mese diminuiscono così. Metto in pausa e vi faccio vedere. La search list, questa non so, sono i lavori che si possono cerchare, posso andare a fare colloqui per altri lavori. Posso andare a vedere tutte le cose, le attività economiche in città. Queste sono nuovi posti. Trovare uno shopping mall, un parco, una banca o trovarne altre. Quindi esplorando il mondo. Possiamo andare a un appartamento di lusso, un camp, un market, una bancarella. E qua possiamo fare un sacco di cose che non, vabbè, devo ancora approfondire bene. Qui abbiamo il business, perché possiamo anche andare ad avviare un'attività economica nostra, i debiti, gli investimenti e le stock holdings, quindi possiamo andare ad acquistare azioni di altre compagnie. Questo è lo stock market, che ci consente di acquistare o vendere. Possiamo acquistare le Allman Fields, O'Connor Association, vabbè, O'Connor Growers. E basta, queste sono, è la borsa, diciamo. Qua abbiamo il sommario mensile, che è quello che abbiamo visto all'inizio. Qua abbiamo il resoconto economico, con quanto ho speso io di cene fuori.
di affitto, di trasporti e così via. E questo invece è il progresso, che non ho idea di cosa sia. Ora, vedete che qua abbiamo il tutorial. Quando lavoriamo nello stesso posto per 4 mesi, partiranno le job opportunities, quindi la possibilità di migliorare il nostro lavoro. Lo status effect, potremmo guadagnare uno status in seguito a qualcosa che ci succede. Mentre real estate, praticamente dobbiamo giocare fino a quando il nostro contratto d'affitto non finirà. Possiamo iniziare un business. Dobbiamo apply al business, cioè iscriverci per un business, un permesso di business al City Hall. Vediamo se lo possiamo già fare. No. Got a business, not an out money. Mi servono $1,000. Niente. Tra le azioni che io posso andare a fare, ci sono anche delle azioni che devo andare a vedere, che non sono proprio bellissime. Cioè possiamo andare anche a... No, è l'automode, lui si amministra da solo, perché poi potremmo gestire anche più persone. E sto finendo anche i soldi, tra l'altro. Potremmo andare a, che so, accattonare soldi, cioè andare in città e prendere, cioè, mendicare soldi alla gente. Quindi insomma sarà difficile. Lui praticamente sta mangiando fuori tutti i giorni e sta spendendo una barca di soldi di quelli che guadagna, quindi io vorrei fargli cambiare un po'. Business contract. Qua abbiamo il barbershop. E sfogliare, fare un makeover. Ok, finito il mese. Sei andato giù di soldi. Considera di prendere un prestito o un secondo lavoro per farcela. Prima per finire questo tutorial. Ok, cercheremo un altro lavoro. Quindi cerchiamo un altro lavoro. Non mi ricordo più come si cercava. Cerchiamo un lavoro, security guard. Ok. Lui adesso vedete che ha impostato la sua giornata, perché è gestito in automatico, sta lavorando, fa queste ore, è tutto sommato, non è che diviso a settimane, lui ha lavorato 30 ore e ora sta cercando lavoro come una guardia. Ok, ora sta tornando a casa, 13 ore per tornare a casa, e gioca ai videogiochi per 10 ore, è tutto abbastanza diviso. Ma ha mangiato fuori? Found a job, ok, era qua. 95 ore, 160 ore, facciamo la guardia sempre nel posto, andiamo al colloquio. Quindi adesso, dopo la dormita, 20 ore di viaggio e andiamo lì. Non so se si possono comprare auto così. James William didn't get the job. Ok, niente, andiamo a fare un altro colloquio, andiamo a farlo lì. E vediamo se siamo fortunati. Sono 16 ore di colloquio. Got the job. Ok, ora abbiamo un altro lavoro. Ora, devo ricordarmi sempre dove andare. Cashier e security guard. Ok, abbiamo due lavori adesso. Quindi cercheremo di portare a casa più soldi possibile. Ma possiamo anche pensare di andare a chiedere un prestito alla banca, in modo da magari pensare di avviare una nostra attività personale. Però non ho idea di dove andare a chiedere i soldi, devo forse farlo alla banca. Non so cosa sta facendo il... ok, sì. Shopping mall... no, la banca dov'è? Questa. Posso fare un mutuo o un prestito personale. Però vedete che nel fare questo a me non piace pensare e non piace le scartoffie, quindi non è il massimo per la mia persona. Certificato di deposito, sono tutte cose che non mi piacciono. Diventerà complesso quando gestiremo più persone. È un gioco che a me sembra davvero figo, tanto figo, ma tanto complesso. Allora, il discorso della lingua, se vi sta preoccupando, ma il tipo di gioco vi fa impazzire, insistete, perché comunque il gioco non è male.
Non è assolutamente male. Voglio dare un'occhiata adesso a un'altra cosa. Voglio vedere se c'è qualcosa che posso fare. Perché c'è una bella... Aspettate, è finito il mese, ho preso una barca di soldi. Quindi posso andare, metto in pausa, vado nella City Hall e prendo il business permit. Non gli piace, ma lo devo fare. Mi dispiace. Va a lavorare, lavora proprio di fronte e dopodiché andiamo a fare 40 ore di permesso. Non siamo molto felici, infatti vedete che siamo a zero, stiamo perdendo punti salute. New business registered. Allora, congratulazioni, il tuo primo passo per iniziare un business è stato compiuto. Chiama il tuo business. Scusami, ma... ok. IndieCorp. Submit. Ok. Tu puoi vedere il business nell'asset list. Ok. Che è qui. Ok. Prima setta il tipo di business. Considera il tuo le specifiche del tuo personaggio. Ok. Poi scegli una proprietà di proprietà o in affitto. Se non stai attualmente affittando la tua, dovresti prima trovarne una. Vediamo. Non so se posso farlo da qua. Set location. Cosa facciamo? Simple business o advanced business? Lemonade stand. Ok. Ok, trovo una location per poter fare questo lavoro qui. Poi devi acquistare alcuni asset e inventario. Ok. Vabbè, intanto continuiamo e vediamo come va avanti qua. Sta cercando delle location, ho trovato delle proprietà. Questa qui, la facciamo vicino a casa, perfetto. Ok. Adesso lui va vicino a casa, firma il contratto e abbiamo affittato la proprietà, quindi avremo due proprietà al momento. Una in cui abbiamo il nostro piccolo business e l'altra invece, ok. Allora, adesso andiamo qui, clicco qui, set location, ma non me lo fa selezionare? Sì. Allora, IndieCorp, set location, move in proxy, questo qua, ok. Vedete che bene o male stiamo scoprendo insieme, ma quando i punti qui scendono, scendono i punti relativi di mente, di cuore, insomma. Ok, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ora abbiamo la società, questo è il pannello della società. Possiamo andare ad acquistare oggetti. Ma vorrei anche capire che cosa richiede questa attività, perché jobs, cashier, dovremmo mollare uno dei due lavori, contratti. Qua dice che praticamente ci sono accordi a lungo termine per i prodotti del tuo business. Quando accetti un contratto, nuove ore addizionali di lavoro sono aggiunte al tuo business. Ok, bisogna sempre fare attenzione a non andare fuori di testa. Non saprei che cosa richiede questa attività, perché sitting surface, display surface, computer, office amenities, vengono richieste queste cose qui. E quindi bisogna andare a acquistare e poi andarci a lavorare, quindi comprando roba display surface 408, sitting surface, quindi una sedia, un sofà o quelle cose lì, un computer, office amenities, vabbè, e poi anche il magazzino credo invece sia integrato, quindi insomma, carino,
Aspetta, fermi tutti. C'è il magazzino che è questo e posso mettere in magazzino dei limoni. Quindi compro dei limoni, compro delle plastic cose qui e basta. Posso già iniziare a lavorare? Faccio il cassiere e poi pulisco. Sarebbe da capire. Tra l'altro, quando compiamo gli anni, i punti che abbiamo accumulato, adesso sta andando a rotoli la nostra vita, potranno essere spesi per delle modifiche al personaggio. Quindi il nostro personaggio sta soffrendo veramente tanto perché gli abbiamo aggiunto troppe cose. Quindi tecnicamente dovremmo andare a vedere il suo lavoro e vedere soprattutto quanto è pagato. Potrei licenziarmi dal cassiere. Quindi domani mattina vado a licenziarmi dal cassiere. Ok, ha lasciato un lavoro. E vedete che paghiamo anche il transport. Quindi io onestamente non so. Fatemi un po' vedere una cosa. Voglio trovare questo. Voglio vedere location. Apartments, furniture store, shopping mall. Vediamo se abbiamo altro. Saloon? No, non mi interessa. Vediamo se appartamenti, banca, parco, furniture store, shopping mall. Ok, gli ho dato il compito adesso di andare a cercare nuove location. Vediamo cosa succede. Ho trovato un sito nuovo. Ok, vedete che compaiono qua sotto. E alla fine però si comprano sempre le stesse cose. Running shoes, non so se ci sono i mezzi perché vedo degli aerei volare, però non vedo negozi d'auto, quindi magari non ci sono nemmeno le auto e mi muovo così, con i mezzi, non dico a piedi, ma perché paghiamo il permesso. Quindi vediamo un po' in città se possiamo fare altro per cambiare nome alla persona. Unirti alla protesta. Guardare i procedimenti penali, insomma, della corte e prendere la pensione. Siamo giovani per la pensione, ragazzo. Transit pass. Eh sì. Va bene, ragazzi, questo era This Grand Life 2. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Per me è stata una piacevole scoperta. E ora la parola a voi qua sotto nei commenti se vi va di darmi il vostro parere. Io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao.